Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione di un gioco davvero che merita tanto. Ci tenevo tantissimo a farvelo vedere, Dirt 4, l'ultimo capitolo della serie Dirt. Faccio vedere subito come si presenta lo schema di gioco. Abbiamo quindi la carriera, modalità competitiva, multiplayer, free play, l'academy. Questa è una novità introdotta dall'ultimo episodio, ovvero vi insegneranno letteralmente a guidare una macchina da rally. Quindi sono tutte le attività da svolgere. Centriamo un attimino, andiamo su rally, vi fa scegliere la macchina e poi praticamente andiamo a vedere velocemente la sezione. C'è questa specie di area d'allenamento, Dirt Fish, pesce sporco, capisco perché, va bene. Allora, vedete, ci sono le lezioni, ci sono tutte le lezioni che riguardano il rally. Allora, c'è il Land Rush con i SUVoni, i gipponi, eccetera, e il Rally Cross, quindi gare tra auto, modalità rally, e il rally storico con le auto storiche del rally. Io ho già fatto qualche partita sul rally classico. Ci sono quattro modalità di quattro difficoltà diverse. Allora, sostanzialmente funziona così: ogni difficoltà toglie delle possibilità. Ad esempio, se impostiamo la modalità più difficile, non potremmo mai, dico mai, ripetere la gara. Anche se, che ne so, andiamo fuori pista dopo 100 metri, è persa, cioè non si può più tornare indietro. Invece con le altre modalità di difficoltà si può tornare indietro. Per ogni tipo di rally è possibile scegliere un veicolo. Io adesso ho solo questa Subaru appena acquistata. Se ne possono acquistare altre man mano che si va avanti, man mano che si guadagnano dei punti prestigio. In più si può possedere un proprio team che andrà a fare la manutenzione alla macchina, che ci permetterà anche di avere prestazioni maggiori in base a come lo impostiamo, cioè non è completamente autonomo. Dobbiamo assumere personale e più lo paghiamo più loro sono bravi. Sostanzialmente questo. Quindi i soldi che guadagniamo però devono essere oculati, perché non sono infiniti. Questa è l'Australia, quindi ho sterrato, vediamo un pochino. Le musiche sono bellissime, peccato che nel gioco non ci sono. Forse pure per farci sentire bene il copilota. Da qui si può upgradare il veicolo solo per una volta però, cioè una tantum si può andare a scegliere di mettere un componente più costoso per andare a aumentare le prestazioni. Sempre queste cose qui sempre si sbloccano se acquisiamo dei punti esperienza. Si può fare il tune del veicolo in maniera manuale. Io non lo faccio quasi mai, vi anticipo che ho messo una difficoltà media, perché sennò poi diventa veramente impossibile. Facciamo subito una partitella, vediamo un pochettino come va questa Subaru Impreza 2000, 4 ruote motrici, 300 cavalli circa. 5, 4, 3, 2, 1, go. Copilota e donna. Fa mai male. 80 through dip. Mamma mia, una sculenta. Right 5 and left 6, 250. Dip right 5, crest, turn, air. Il livello di realismo è davvero 60. Ottimo. Considerate che ecco, per esempio adesso questo è la realtà che io sono. Keep right over crest, un po' negato, vabbè. Però caution, realismo. Crest, okay. Left 2, 60. Mi concentro, dip. Vai. Keep left over crest. Right 6, don't cut. Left 6, keep right over crest, cioè, don't cut. Un pochino right di pazienza. Prenderò keep la mano anch'io. Crest. 100 through dip. Crest, jump baby. 160, 170. In a right 3, over crest. And left 4. Frenare, sono qua, andiamo a finire nelle buche. Right 5, long. Caution, crest, jump baby. Right 5. Left 5, crest, and crest, don't cut, 80 through dip, left 5, long, don't cut, dip,
bump. Calma e sangue freddo. Non ce la possiamo fare. Andare right per strada. Into left 6 long tightens over crest. Don't cut. Right 5. 16 right 5. La macchina è abbastanza lunga, quindi comunque di culo da tanto. Più qualcuno potrebbe fare una battuta. Right 2 long. 16 era fatta un po' pessima, ma vabbè. Tanto con questa modalità, con questa difficoltà, di sicuro arriverò prima. Difficoltà media, se uno fa un tracciato, diciamo, tranquillo, senza sbandare mai, arriva con 10 secondi di anticipo sugli altri, quindi per i più navigati conviene direttamente impostare la terza difficoltà. Altra cosa molto, molto carina che mi è piaciuta parecchio, si può impostare praticamente qualsiasi aspetto del controller a livello di sensibilità dello steering, quindi la sterzata. Ok, alla fine c'è questa cosa aggiuntiva che prima non c'era nel 3. Box finale e voilà, come vedete sono arrivato primo comunque, anche se ho fatto un po' pena in alcuni punti, la macchina è mezza distrutta. Altra cosa bella, la macchina si distrugge, può essere riparata tra una gara e l'altra, e alcuni danni sono irreversibili, e alcuni componenti se vengono distrutti ce li ritroviamo anche nella gara successiva, quindi se abbiamo una, ne so, la trasmissione a terra ce la ritroviamo anche nella gara successiva se abbiamo esaurito i punti di riparazione che ci assegna ad ogni gara. Ok, bene, per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.